Ci troviamo sul lungomare di Battimarina e sta arrivando il gruppo dei carri dei gruppi mascherati di questa prima edizione di Carnevalando. Noi andiamo subito a immortalare il primo piccolo gruppo che anticipa anche la macchina del comune di Patti e andiamo a intervistare i ragazzi. E che gruppo rappresentate? Un gruppo di gatti. I gatti di Vicolo dei Miracoli? Sì. Recenti appagnanti. Un gruppo fuori concorso? Sì. I vostri nomi? Carmelo. Simona. La conosci? La conosci? Vincenzo. Stefano. Virginia. Gaia. Buon divertimento a tutti. Ciao. E allora, dicevo, ci troviamo sul lungomare di Battimarina. I carri e i gruppi mascherati sono 7, ricordo, di questa prima edizione di Carnevalando. Sono praticamente all'altezza del Park Philip Hotel. Noi, come sempre, andremo ora a intervistare alcuni dei componenti di questi carri e di questi gruppi, e chiaramente intervisteremo anche qualcuno del pubblico presente qui sul lungomare. La gente sta cominciando ad arrivare, ancora sono le 21:15, comunque c'è già un buon numero di persone che sta seguendo questa sfilata. Ricordo, partita alle 19:30 in punto da piazza Marconi, percorrendo via Trieste, piazza Sciacca, largo dei Normanni, via Mazzini, corso Matteotti, fino appunto ad arrivare sul lungomare di Battimarina, dove si svolgerà anche la premiazione. Sul lungomare di Battimarina ci saranno anche degli spettacoli musicali e diversi punti di ristoro con degustazione di prodotti locali. E allora ci troviamo proprio all'ingresso di Battimarina e stiamo per riprendere il primo carro. Le riprese sono suggestive perché ovviamente già è buio e quindi rispetto alle precedenti immagini che avete visto nel nostro speciale c'è qualcosa di ben diverso. Il primo gruppo è quello del carretto siciliano, che abbiamo peraltro già visto nella prima parte del nostro speciale su telepatti.it, la prima web tv della provincia di Messina. Questa è la prima edizione di Carnevalando, 7 i gruppi e i carri mascherati che partecipano a questa prima edizione, è già un ottimo risultato, con la speranza che si possa bissare nei prossimi anni il successo che sta ottenendo questa manifestazione, che ricordo è partita da piazza Marconi di Patti alle 19:30 in punto, una partenza veramente puntualissima questa sera. E allora Calogero punta adesso la telecamera sul secondo gruppo che andiamo subito a leggere, i tesori del mare e i loro predatori. Anche questo un gruppo locale con tantissimi ragazzi al seguito, foto di rito e ripresa ovviamente anche del nostro Calogero Barone, sempre puntuale ed attento. C'è una marea di gente, Calogero, c'è una marea di gente. E andiamo a intervistare qualcuno? Andiamo a intervistare qualcuno. Allora ragazzi, non scappate. Telepatti.it, la prima web tv della provincia di Messina. Da dove venite? Capo d'Orlando. Da? Capo d'Orlando. Oh, da Capo d'Orlando. Abbiamo anche ragazzi di Capo d'Orlando. Vi siete aggregati a questo gruppo? Siete amici dei pattesi? Sì. Okay. Che ve ne pare di questa prima edizione di Carnevalando? Una bella iniziativa. Forse c'è stata poca pubblicità. Hai ragione, forse c'è stata poca pubblicità, però bisogna anche dire che 4 mesi che Marisa Arlotta e Denise Ricciardo lavorano. Ho capito. Va bene così, ok, buon divertimento. Motiviamo questa simpatica ragazza, non ti vergognare. Telepatti.it. E allora, parlaci di questo Carnevalando. Ti sta piacendo questa manifestazione? Sì, diciamo che sicuramente una bella iniziativa, certo magari ci sarebbe stata necessaria un po' più di pubblicità anche per i turisti, però per il resto diciamo che è bellissimo. Ciao telepatti.it, il gruppo cosa rappresenta? Odalische e arabi. Siete di Patti? Sì, la playa. Della playa. Quanto siete il vostro gruppo? Siamo una ventina. Una ventina.
Un giudizio su questa prima edizione di Carnevalando. È una nuova esperienza, quindi sicuramente positiva. Positiva assolutamente, quindi ci sarà molta gente. Ok, grazie, buon divertimento, grazie. E allora una ripresa anche per il faraone, pensiamo sia il faraone. Intervistiamo, ciao. Sei il faraone? Ciao, allora. Come? Sheikh. Ah, lo sceicco, sceicco. Da quale paese arabo arrivi? O della playa! O della playa! O della playa è in Africa? È in Africa! O della playa è tutto mio! Parlaci di questo carnevalando, ti stai divertendo? E come no? Aspita, facciamo divertire tutta popolazione! Tutta popolazione! Ok, grazie! Grazie! Allora abbiamo uno sceicco in carne e ossa! Ha interpretato alla perfezione il suo ruolo e noi c'è tanto entusiasmo, tantissimi giovani, direi che una edizione riuscitissima. Allora, ciao, ciao, telepatti.it. Allora, parla tu, parlaci di questo carnevale estivo. Allora, questo carnevale estivo è stata l'idea migliore che abbia potuto fare questo comune, perché ci aiuta a divertirci, a inventare. Noi con un'idea così semplice come Baywatch abbiamo creato un gruppo e ci stiamo divertendo. Siete tantissimi, tutti di Patti? Tutti di Patti, tutti. Ho un'idea che ci è piaciuta sin dall'inizio, l'idea del carnevale. Sì, subito, noi ci divertiamo, basta poco per farci divertire. E hai ragione, e grazie a voi che... Perché grazie a voi che Carnevalando sta riuscendo, grazie a voi. Ringraziamo anche il comune di tutto questo, grazie. Ok, ciao, buon divertimento. Ecco, fermiamoci, abbiamo un piccolo gruppo. Ciao. Allora, vi intervistiamo subito, davanti alla telecamera. Allora, un piccolo gruppo fuori concorso? Noi abbiamo organizzato per... Bravi, vedi? Già così giovani, hai ragione, perché Patti Marina bisogna valorizzare. Sì, come no? A tutti i pattesi che gli vogliamo bene, viva Patti! Viva Patti, benissimo! Viva Patti, viva Patti! Viva Patti, bravi, bravi! Dove? No. Allora, c'è grandissimo entusiasmo anche fra i ragazzi di 10-11 anni, ci vuole pochissimo per divertirsi. Ci vuole soprattutto grande entusiasmo, che devo dire questa sera ce n'è tanto qui a Patti Marina per questa prima edizione di Carnevalando. E andiamo avanti per vedere cosa ci offre questa sera Carnevalando. Dove è Salvatore? Ciao Salvatore, come stai? Tutto a posto? Ci ritroviamo dopo qualche giorno. Allora, parlaci del tuo carro e di questa edizione di Carnevalando. È un modo di partecipare, di fare allegria, soprattutto con i ragazzi dove io lavoro, nella città di Oliveri. Ci stiamo divertendo, è bella l'estate, il caldo. Tu sei sempre presente? No, io sì, ma è una festa, dai, è bello, dai. È stato veramente una bella idea. Quelli che non hanno partecipato, ma penso che ho visto che c'è tantissima gente. Tanta gente. E quindi questo è veramente una cosa positiva. Grazie. Grazie a te Salvatore, grazie, in bocca al lupo. E allora proviamo a intervistare qualcuno del pubblico per conoscere, diciamo, per avere un giudizio su questa prima edizione di Carnevalando. Ma senza dubbio è stata un'idea bellissima, perché cioè io di queste cose ne farei almeno una settimana, perché questa è una manifestazione che secondo me, anche se non c'è molta partecipazione, però è da ammirare, che è una manifestazione che si svolge per il primo anno, perciò prima bisogna creare le coscienze, come si suol dire, l'idea, perché ha coinvolto l'unica manifestazione che è riuscita a legare il centro storico a Patti Marina. Poi per il resto, diciamo, è una cosa bella, perché i ragazzi si divertono, restano nel paese, non vanno in giro, si evitano rischi di tante cose, come tu ben sai.